Buonasera, bentornati, bentornati tutti, o meglio, come poter dire, forse buonanotte. Buonanotte a tutti perché sono l'1:52, qua arrivano le varie comunicazioni, i vari dati delle affluenze, i dati degli scrutini. Al momento siamo a 101 sezioni, 107, scusate, sezioni scrutinate. Praticamente invariata la situazione, abbiamo sempre Stefano Parisi al 42,7% all'incirca, 42,77% appunto, e Sala al 38,99%. In realtà è leggermente sceso Sala di uno 0,01% ed è salito di uno 0,07%. Parisi, Corrado sempre lì su 11%. Comunque 43% Parisi, 39% Sala, 11% Corrado. Siamo attestati all'incirca su questo livello di risultati. Stiamo cercando di chiamare anche alcuni esponenti. Adesso vediamo se ci risponderanno. Ecco, stiamo cercando adesso di chiamare Alessandro De Chirico di Forza Italia. Vediamo se ci può rispondere. De Chirico, buonasera, sono Ranfi, siamo in diretta, la disturbo, possiamo farle due domande? Tre Anche tre? Ho idea che anche. se la chiamavo prima dei primi risultati forse mi avrebbe detto solo una domanda, invece adesso mi dice ben tre domande. Sì. Sì, anche se siamo ancora dentro le sezioni, nel mio seggio ci sono 12 sezioni e siamo un po' in alto mare ancora. Mi dica, dove si trova adesso? Così almeno capiamo, cerchiamo anche un po' di Via capire. Paravia. Via Paravia, zona 7. Ok, com'è stata la giornata di oggi per lei? Perché comunque questo è il mio seggio dove vedo i miei amici che vengono a votare, quindi fa piacere ricevere l'affetto degli amici. Allora, dagli exit poll si aspettava un risultato, i primi dati, anche se comunque lo diciamo sempre molto così, sono 108 le sezioni scrutinate al momento su quasi 1250, però danno invece un Stefano Parisi in vantaggio rispetto a Sala. Siamo a 42,77% per Parisi contro il 38,99% per Sala. Cosa mi dice? Aspettiamo a vedere, la notte è lunga, quindi aspettiamo. Sono solo le 2 meno 10, mi sa che prima delle 6 non avremo Abbiamo dati. questo. Bene. Com'è stata come campagna elettorale, De Chirico? Ma è stata una bella campagna, per quanto mi riguarda, ho girato molto, ho percorso 3.000 km in tutta Milano, ho incontrato migliaia di persone, quindi sono soddisfatto. Comunque mi sento un vincitore. Poi dopo non so, Un pronostico sul spero. suo risultato personale? Se la sente? Difficile dirlo, vedo che le preferenze come al solito sono basse, gli italiani si lamentano tanto del Ah, fatto che ecco, non hanno. interessante, appunto, lei che è proprio a un seggio e quindi ci può dare, insomma, al posto della situazione, queste preferenze, soprattutto questa nuova preferenza doppia con però la differenziazione di genere, com'è andata? Ho capito, ho capito. Va bene, un'altra domanda. Vedendo i risultati appunto parziali, le scorse elezioni vinte da Giuliano Pisapia, il primo partito a Milano era comunque Forza Italia. Attualmente, al momento invece, il primo partito a Milano, nonostante Parisi in testa, è il Partito Democratico, ma comunque un Forza Italia che si attesta intorno al 21% circa. È un buon risultato? Aspettate qualcosa di più? Forza Italia al 21%. Sì. Sì, pronto, sì. Aspettiamo di vedere lo spoglio finale. Certo che la nostra coalizione è composta da 6 partiti, quindi magari si disperde un po' di più, ma
Ho capito, sì, siamo all'incirca a quei dati. Devo dire che anche nella vostra coalizione adesso vedo i dati che i pensionati sono lo 0,5%, quindi anche loro hanno portato ben poco forse alla coalizione. Abbiamo invece abbiamo candidati che non hanno preso neanche un voto per ogni seggio scrutinato all'istante, perché abbiamo candidati che hanno liste che hanno preso 60 voti al momento. Forse quindi il sistema elettorale va rivisto anche a livello delle amministrative, quindi anche la preferenza di generi in questo senso non è che aiuta molto. Certo che è un rammarico per chi fa politica, fa sul territorio cercando le preferenze, e vedere che alla fine gli italiani si lamentano di non avere rappresentanza politica, poi quando possono dare una preferenza non la danno, di conseguenza poi non ci lamentarsi. Ma come mai secondo lei? Paura di sbagliare, poca conoscenza. Paura di sbagliare, sì. Scarsa attenzione, forse a quelli che sono i programmi. Insomma, un po'. Insomma, mi sa che c'è da lavorare un po' per tutti per i prossimi anni, se no qua. Ma il problema è che noi lavoriamo anche. Però se poi dopo la gente non scrive il nome, insomma, non capisco. Va bene, non le diciamo nulla per non portare sfortuna, quindi non diciamo niente allora. Ci sentiremo domani con calma. Va bene, con calma allora. La ringrazio, buonanotte, anche se credo che anche lei rimarrà sveglio tutta la notte a seguire i risultati, e allora ci sentiremo presto. Grazie mille per la telefonata. Grazie, buona trasmissione. Grazie. E abbiamo sentito appunto in diretta adesso con noi Alessandro De Chirico di Forza Italia, un De Chirico insomma soddisfatto dei risultati, che cerca di far finta che non gli interessa, ma sì, sono poche sezioni, lo sentivamo ben contento. De Chirico, posso fare una domanda? La risposta è anche tre, quindi insomma i risultati che vedono in questo momento un Parisi davanti al candidato favorito Sala, sicuramente stanno facendo ben contente parte dei movimenti e dei partiti del centrodestra. Siamo quindi, come dicevo, possiamo vedere la grafica dei risultati parziali dopo 107 sezioni scrutinate su 1248. Chiedo alla regia se può mettere la grafica in sovraimpressione dei risultati, e forse stanno aggiornando, allora intanto io vediamo se riusciamo ad avere il dato aggiornato anche qui. Sono 133 le sezioni scrutinate al momento, si ricomincia di nuovo a tornare. La bilancia si sta rimettendo in posizione orizzontale, perché Stefano Parisi 42,35%, Giuseppe Sala 39,51%, quindi si avvicina sempre di più al 40%, però, come dire, siamo sempre a 133 seggi su 1248, eccolo qui il dato, Corrado 10,69, quindi l'11% ormai è il suo risultato quasi sicuro, no, non è detto, siamo veramente a 133 sezioni su 1248. Bisognerebbe anche andare a capire quali sezioni al momento sono arrivate e quali no, capire se sono sezioni più del centro oppure di municipalità, di municipi più fuori, più periferici, o di che cosa stiamo parlando. Quindi il dato è un po' da prendere, è sicuramente da prendere molto con le pinze. Di fatto c'è comunque un Stefano Parisi in testa, davanti, 42,35%, un Beppe Sala al 39,51% e un Corrado al 10,69%. Abbiamo appena sentito, come dicevo, Alessandro De Chirico, Forza Italia, un consigliere di zona 7 uscente, candidato al comune, che ha il sentore anche che sta andando bene la propria campagna, così ci ha detto, insomma, arrivano notizie dai seggi di
schede col mio nome, da quanto ci ha detto questo era. E quindi, insomma, vediamo un po' come andrà a finire. La lotta, appunto, come dice De Chirico, è sicuramente lunga e, ahimè, anche lenta. Ricapitoliamo un po' cosa è successo. Alle ore 23 i primi exit poll davano Sala tra il 42 e il 43%, quasi 45% se non ricordo male. Poi sceso intorno al 43% col secondo exit poll e alcune proiezioni Piepoli fatte per la Rai lo davano intorno al 42,5%. Attualmente, come potete vedere, invece al 42 e quasi e mezzo, 42,35% c'è Parisi, ma non perché Sala sia al 60% e quindi stia andando a prendersi la poltrona di sindaco, ma anzi è al 39,51% e quindi in una posizione, nella seconda posizione, che nessuno si sarebbe mai aspettato, o meglio, molti invece se lo aspettavano nelle ultime settimane, sentendo un po' tastando il polso della situazione nella città. Nelle primissime ore di questa diretta, intorno alle 10:30, 11, in collegamento con la candidata di Fratelli d'Italia, Mara D'Addona, diceva che comunque vada andremo al ballottaggio e il centrodestra è avvantaggiato al ballottaggio. Beh, non si pensava di avere però il centrodestra che andasse al ballottaggio con la posizione di testa in una classifica appunto dei due candidati. Ancora quindi più avvantaggiato? Staremo a vedere. Oppure questo potrà giocare a sfavore invece di Parisi, perché la paura di un sindaco di destra mobiliterà le masse degli elettori di sinistra che adesso hanno votato per Basilio Rizzo? Staremo a vedere. Un Basilio Rizzo che attualmente è al 3,31%, se fate 39 più 3 il conto è facile, arriviamo lì vicino a Parisi, manca proprio quella fetta lì, mancano proprio quei voti lì. Attualmente stiamo parlando di migliaia di voti, fate il conto che fate conto che Stefano Parisi al momento sta contando 19.880 voti e Sala 18.500, quindi siamo proprio vicini. I 1.500 voti di Basilio Rizzo, fate voi il conto, se fossero andati a Sala, stiamo parlando di una sostanziale parità dei due schieramenti. Staremo a vedere. È sicuramente un dato che la coalizione di centrodestra più unita risulta a questo punto più forte, nonostante, come dicevo, attualmente il primo partito in città è il Partito Democratico, però, come ci diceva De Chirico, forse è dovuto anche al fatto che nella coalizione centro-sinistra Giuseppe Sala è fortemente sostenuto dal Partito Democratico. La sua lista civica, un dato importante, la lista civica di Beppe Sala attualmente in questo istante al 7%, quindi comunque una lista, insomma, un ottimo risultato direi per una lista civica. Le liste civiche di Pisapia, adesso non ricordo bene, dopo prenderò il dato per raccontarvelo meglio, ma chiusero le scorse edizioni una al 5% e l'altra intorno al 3%, qui abbiamo la lista civica di Beppe Sala al 7%. Abbiamo un Sinistra per Milano al 3,42% e un Partito Democratico al 28,3%. Nella coalizione di centrodestra attualmente davanti abbiamo i pensionati con lo 0,5%, ma un Forza Italia con il 20,72%, quindi secondo partito in città. Abbiamo poi la lista Io Corro per Milano, lista civica appunto Parisi al 2,75%, Milano Popolare al 3,51%, Fratelli d'Italia al momento un po' sotto le aspettative, ci aspettava un 3%, attualmente al 2,43%, quindi staremo a vedere come va avanti durante la serata. La Lega Nord al 12,39%. 133 seggi su 1.248, questo è il dato, vedremo se arrivano
nuove. Sì, stanno arrivando. Possono, credo che la grafica possa aggiornarsi a breve, perché c'è un nuovo risultato. Sono 149 seggi. E la bilancia, come dicevo, continua sempre di più a finire in posizione orizzontale. Stefano Parisi 42,06%, si riavvicina anche lui al 42%. Giuseppe Sala 39,95%, quindi al 40%. Se il trend è questo, signori, ci arriveremo credo intorno al 41%, finiremo intorno al 41% per entrambi i candidati. Corrado sempre 16,6%. Sono proprio i candidati minori che stanno prendendo i voti che mancano attualmente ai due contendenti. 149 seggi su 1248, eccola qui la grafica, 39,95% per Giuseppe Sala, 42,06% per Parisi, 10,6% per Corrado, 150 seggi su 1248. Ne abbiamo ancora veramente tanti, cominceremo ad avere un'idea quando si arriverà intorno ai 500 seggi, così da essere, diciamo, quasi a metà strada e quindi avere già un'indicazione più o meno valida. Di questo passo credo veramente che forse le 6 del mattino, forse no, però insomma sono le 2, abbiamo fatto 150 seggi in un'oretta, perché in realtà fino all'una i dati non ne arrivavano, insomma. Se dobbiamo fare alle 3 300 seggi, speriamo di no, speriamo che insomma adesso accelerino un po' le cose e si arrivi più velocemente a un risultato. Io direi che possiamo fermarci per un piccolo stacco pubblicitario, tanto non succederà assolutamente niente per i prossimi 5 minuti e ci rivediamo fra un paio di minuti di nuovo qui in diretta con Milano al voto. Grazie, fra poco.